Con una nota ufficiale Autostrade per l'Italia ha comunicato al Presidente della Regione Marco Marsilio e al Sottosegretario alla Presidenza Umberto D'Annunzis che verrà effettuato il fermo dei cantieri di lavori lungo il tratto abruzzese della A14 nel ponte del 2 giugno e in tutto il periodo estivo dal 24 giugno al 6 settembre. È stata così favorevolmente accolta la richiesta avanzata dalla Regione Abruzzo al fine di evitare code e i rallentamenti lungo il tragitto autostradale in occasione delle prossime vacanze. Apprezziamo l'impegno preso da ASPI al fine di garantire sicurezza e percorribilità dell'autostrada nel momento di maggiore traffico. In occasione del ponte del 2 giugno e dell'esodo estivo, hanno commentato Marsilio e D'Annunzis con il presidente della regione che questa mattina, nel corso di un convegno che si è tenuto a San Benedetto del Tronto, è tornato a chiedere con forza ad ASPI la terza corsia sul tratto abruzzese della A14. La terza corsia io la considero un progetto fondamentale, perché è inutile discutere dell'ammodernamento di questa arteria quando è ormai palese che è sottodimensionata rispetto alle esigenze di traffico, che ne dicano spesso e volentieri i tecnici di autostrade. È evidente che basta un piccolo rallentamento, un piccolo intoppo e si creano decine di chilometri di coda. È il risultato di un'arteria vecchia e superata. Un anno fa, quando abbiamo discusso dei lavori in corso sull'autostrada, ci è stato presentato una prima bozza di progetto per portare la terza corsia almeno fino a Pescara in questa prima fase. Chiederò conto approfittando di questa seduta per capire se quel progetto è rimasto nel cassetto o se Autostrade per l'Italia sta prendendo sul serio la spinta dei territori e anche l'indirizzo che gli diede il Ministero di andare avanti su questa progettazione e di inserirla nel loro piano delle opere.